Buongiorno a tutti e benvenuti in questa terza puntata di Serie A con Grautz. Prima di iniziare volevo ricordarvi di andare sul mio sito grautzparladicalcio.it per restare sempre informati sul mondo del pallone. Bene, iniziamo subito ad analizzare la terza giornata di campionato. Partiamo dall'anticipo di sabato alle ore 18. La Juventus ha battuto 3-1 il Sassuolo con la doppietta di Gonzalo Higuaín, la prima con la maglia bianconera, e il gol di Miralem Pjanic. Una Juventus che ha assolutamente dominato il match, non ha rischiato praticamente nulla. E sono sicuramente delle avvisaglie alle inseguitrici. Inseguitrici che sono il Napoli e la Roma. Napoli che ha giocato alle 20:45 di sabato e ha battuto 3-0 il Palermo. Una buona prova quella degli azzurri, soprattutto da parte di Callejon, alla seconda doppietta in tre partite di campionato, la seconda consecutiva. Non aveva mai segnato due doppiette consecutive in campionato. Dobbiamo sicuramente anche regalare un po' di spazio a Marek Hamšík, ha segnato il gol numero 82 in campionato, superando di fatto Maradona, fermo a quota 81. La domenica si è aperta alle 12:30 con l'anticipo di pranzo Bologna-Cagliari. Il Bologna vince 2-1, riscatta la cocente sconfitta rimediata contro il Torino, partecipano alla festa Verdi e Di Francesco e non serve a nulla il gol di Bruno Alves. Brutta la prestazione di Storari. Alle 15 invece dobbiamo sicuramente citare la sconfitta del Milan in casa a San Siro 1-0 grazie al gol di Perizza a 2 minuti dalla fine. Un Milan che è apparso fuori forma, ancora senza idee. Montella non è riuscito a dare i giusti meccanismi, però si è visto molto in palla il Principito Sosa, il nuovo acquisto del Milan. Alle 15 è stato il turno anche delle due romane. La Lazio ha pareggiato 1-1 contro il Chievo a Verona. I gol di due difensori centrali, il primo di Gamberini e il secondo di De Vrij per il pareggio biancoceleste. La Roma invece batte 3-2 la Sampdoria, e qui ragazzi dobbiamo aprire la parentesi Totti, un giocatore immenso, fantastico. È entrato nel secondo tempo quando la Roma era in nettissima difficoltà. Perdeva 2-1 grazie a un gol incredibile di Luis Muriel e a Quagliarella. È entrato il capitano e ha ribaltato il match con degli assist, dei passaggi, dei tocchi che hanno incendiato il pubblico giallorosso. È il suo, appunto, il gol al 92esimo su calcio di rigore, grazie a Edin Dzeko, che anche lui ha comunque contribuito alla vittoria giallorossa. Oltre a queste partite, possiamo sicuramente sottolineare la buona vittoria dell'Atalanta 2-1 contro il Torino e il quarto gol di Kessié, il giovane talismano dell'Atalanta, al quarto gol in campionato in tre partite. Inoltre, Genoa-Fiorentina 0-0, sospesa causa maltempo, non è ancora decisa la data del recupero. E come posticipo della domenica, Pescara-Inter. L'Inter batte 2-1 la squadra di Oddo al 91esimo grazie a una doppietta di Mauro Icardi. Un Pescara che comunque ha tenuto molto bene il gioco, il campo, e ha messo a dura prova la squadra di De Boer. Un Inter che comunque guadagna la prima vittoria, i primi 3 punti in campionato, e che si colleziona al pareggio contro il Palermo. L'ultima partita è il posticipo del lunedì, Empoli-Crotone, 2-1 per la squadra toscana, grazie ai gol di Costa e di Bellucci. Niente da fare per il Crotone, che rimane a 0 punti in campionato. Bene, io ora ho concluso, questo è stato il riassunto, bene o male, della terza giornata di campionato. Noi ci vediamo tra una settimana con la quarta giornata, ma ricordatevi che Napoli e Juventus giocano martedì e mercoledì in Champions.